prima la buonanotte e poi la mano. Rispondo all'invito di Vlad Scolari di leggere un testo inerente al tema del lavoro, per questa, prima giornata della rassegna Dopo lavorare non stanca, e in questi giorni di quarantena nazionale. Come testo ho scelto un epitaffio, tratto dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Si tratta dell'epitaffio di Eugene Carman. Eugene Carman, schiavo di Rhodes. Vendere scarpe e tela, farina e lardo, tute e indumenti, tutto il giorno, per 14 ore. Per 313 giorni, per più di 20 anni. Dicendo, sì signora, e sì signore, e grazie, migliaia di volte al giorno, per 50 dollari al mese. Vivere in un sudicio buco, una topaia d'albergo. E dover frequentare la congregazione e ascoltare il reverendo Abner Peet 104 volte all'anno per più di un'ora ogni volta. Perché Thomas Rhodes possedeva la chiesa e il negozio e la banca. Così, annodandomi la cravatta quel mattino, mi vidi a un tratto nello specchio. La testa grigia, il viso come una torta flaccida. Bestemmiai! Maledetto vecchiaccio, cane vigliacco, pezzente schifoso, schiavo di Rhodes! Tanto che Roger Bauffman pensò che avessi un alterco con qualcuno e guardò sopra la tramezza giusto in tempo per vedermi stramazzare di peso. Mi ero rotto una vena in capo. Porta